Benvenuti a tutti in un nuovo video della Space Family! Iniziare il video, ragazzi, abbiamo cambiato l'immagine del profilo del canale. Esatto. Ci siamo tutti e quattro, è una cosa che dovevamo fare dopo la sigla. Non l'avevamo ancora detto neanche sui social. No, non l'avevamo ancora detto. Zero. Però, ragazzi, guardate, ve la rimetto qua. Vi piace? Bellissima. Vi piace? Bellissima. Bella, ragazzi. Poi faremo anche delle magliette, delle felpe con questa nuova certo. immagine. Ma intanto, a proposito di fare cose, ragazzi, noi siamo spariti per un po' con gli eventi. Vero? Abbiamo preso una grande pausa, come sapete, perché c'è stato il parto, i primi mesi, esatto. Quindi ci siamo fermati un po'. Ma adesso iniziamo a riprendere la marcia. A riprendere la marcia, a ingranare. E infatti abbiamo una prima data, ragazzi. Finalmente la Space Family torna con un evento a Lodi. Precisamente a, ve lo dico bene che ce l'ho scritto, perché sennò sbagliamo, centro commerciale Belpo. San Rocco al Porto, il 22 di ottobre alle ore 17. Ci sarà anche il nostro merchandising. Quindi, ragazzi, vi aspettiamo per questo ritorno della Space Family agli eventi. L'evento è gratuito, vi aspettiamo tutti a Lodi per questo primo evento. Poi magari ce ne saranno altri. Allora c'è anche il coso del collegio. Sì, andiamo tutti al collegio, entriamo tutti dentro il collegio. Oggi che video è, amore? Oggi, ragazzi, è una nuova tipologia di video. Se vi piacerà, noi ne faremo altri. Vai. Ok, sapete che ci piace fare le serie. E questa serie sarà mangiare solo cose di un determinato cibo. Okay. Ok, tipo 24 ore mangiamo solo pizza, 24 ore mangiamo solo McDonald's, 24 ore mangiamo solo KFC, 24 ore mangiamo solo marmellata. Ma oggi per la mia felicità e la tua non felicità mangiamo per 24 ore solo sushi, ragazzi. Raga, dovete sapere che io non amo tanto il sushi. Io sono un amante, da quando sto con lei sono obbligato a non mangiarlo più. Devo tipo pregarla, amore, ti prego, mangiamo sushi. Perché in gravidanza, spieghiamolo, perché in gravidanza io non lo volevo, avevo proprio, diciamo, una repulsione per il sushi. Anzi, sì, le prime settimane pure. Sì, l'odore proprio del sushi, lei dopo... andava giù. Ma neanche prima, cioè, mangiavamo tanto sushi. Non è un amante del sushi. No, però l'altra casa andavamo dall'amico tuo là. Sì, ho capito, ma te mangiavi proprio due cosine così con la forchetta. Allora, lei è questa e il sushi è questo. Cioè, proprio sono due cose differenti. In più, la ragazza che è al grande fratello, tu la conosci? Ah, Rosy Chin, sì, del grande fratello. Lei ha un ogni volta gli dava il sushi per... L'aveva mandato a casa. E il sushi particolare, con sopra l'oro, eccetera. Ma lei non ha apprezzato niente. Comunque, buonissimo, salutiamo Rosy del grande fratello. Ma non è che non l'ho apprezzato, amore. Ma no. Oggi, ragazzi, 24 ore mangiamo solo sushi. Che significa che a pranzo mangeremo sushi. Che adesso devi andare a comprare il sushi. Adesso devo andare a comprare il sushi. Esatto. E abbiamo deciso che per pranzo prenderemo il sushi del supermercato. Stasera invece ristorante, prendiamo il sushi del ristorante ed esageriamo, proprio prendo qualsiasi tipo di sushi. Ma adesso vado al supermercato e prendo del sushi, anche la salsa di soia. Quando questo video arriverà a 25.000 like mangeremo solo KFC. KFC. No, lo decidono loro. Mangeremo solo pizza, mangeremo solo McDonald's, mangeremo solo KFC, mangeremo solo pasta, decidete solo voi kebab. Qua nei commenti e noi le faremo. Ma pure messicano, cioè, ragazzi, esatto. Sbizzarriti. Decidete voi nei commenti, noi a 25.000 like lo faremo. Faremo quello che nei commenti avete scritto di più. Banda alle ciance, ragazzi, andiamo a fare questo giorno perché è il più bello della mia vita. Finalmente dopo un anno mangio il sushi. Ma sei contento? Ragazzi, ho un languorino perché dopo, raga, è un anno che non mangio il sushi. Un anno. E io amo il sushi. Ragazzi, vado a prendere il sushi in questo giorno più bello della mia esistenza. Ciao. Vabbè, voi sapete quanto io sono particolare con i cibi, no? Quindi quanto lei è veramente una vediamo, roba. Vediamo se mi piacerà. Non, allora, se volete mangiare con una persona, non mangiate con Sara, perché è veramente... Invece la mi andiamo a iniziare questo video. E ci siamo, sono appena arrivato davanti al supermercato. Dovete sapere che Sara
e il sushi sono due cose diverse. Cioè noi non mangiamo praticamente mai sushi. Io invece sono un amante del sushi, cioè mi è sempre piaciuto. Sono stato pure in Giappone, sushi proprio è da una vita che lo mangio. Ma da quando sto con Sara lo mangio sempre di meno. E oggi per me è un giorno bellissimo, è il giorno più bello della mia vita, perché oggi per tutto il giorno mangerò sushi. Abbiamo pensato all'inizio di iniziare dal supermercato, perché sennò ci sono diverse tipologie di sushi. Il sushi lo puoi trovare anche al supermercato, quindi il pranzo si inizia col sushi del supermercato, che non mi fa impazzire, però prendiamo il sushi del supermercato. È sempre sushi, io amo il sushi. E stasera invece il sushi proprio del ristorante, prenderemo proprio delle prelibatezze. Ma adesso andiamo a vedere al supermercato che sushi trovo. A Sara, vi dico già che Sara non mangerà niente, ma la obbligheremo, perché oggi deve mangiare il sushi per tutto il giorno. Andiamo. Tan tan. Ah, ma che bellezza. Le salse di soia. Ah, vediamo un po' che cosa ci portiamo a casa. Ovviamente prendiamo le bacchette, anche se Sara non sa mangiare con le bacchette, ma la obbligheremo, perché il sushi si mangia con le bacchette, se no mangiati con le forchette, ti mangi la pasta, non il sushi. Poi salsa di soia. Amore, devi mangiare con le bacchette, eh? Amore, con le bacchette, si mangia così il sushi. Un tranzino. Adesso ci vediamo cosa ho preso al supermercato. Raga, a voi piace più il sushi o la classica domanda, ma non pizza, ma hamburger? Fatemi sapere. Ah, ma c'è con una salmonella? Ma che salmonella? Allora, vi farò vedere a voi e a lei che cosa ho preso. Abbiamo nigiri al salmone, poi abbiamo maxi mix salmone cetriolo, abbiamo questo sushi rosa che Sara non credo mangerà, la obbligheremo a mangiare il sushi rosa, e poi questi buonissimi roll con Philadelphia e salmone. Ah, amore mio, oggi è il giorno più bello della mia esistenza. Mamma mia. Oh, le bacchette. Oh, veramente. Ma che è sta roba? Taiki. Taiki. Sembrano di vermetti. Ma è so vermi questi, no? A lei le bacchette. A me le bacchette. Ah, bacchette alla mano. In posizione. Guardate che labbra. Ah, mi sono presa la lunghia. Ah. Allora, amore mio, dubbio assolutamente che assaggi che assaggi il sushi rosa. Sushi rosa? No. Come no? No. Amore, oggi mangiamo sushi per 24 ore. Ma capito, mica c'è scritto che devi mangiare per forza il sushi. Ma devi mangiarlo. Ci sono io. Ma no, dai, devi mangiarlo, non fare la schifitosa sempre. Ci sarà il giorno della pizza, della lasagna, dove ma mangerai. Ma gli ingredienti dove stanno? Ingredienti. Zenzero. Ma smettila, che zenzero, non c'è nessun zenzero. Allora, diciamo che io prediligo il sushi del ristorante, ovviamente, a quello del supermercato, però molto spesso anche quello del supermercato riserva emozioni. Adesso lo mangeremo e lo giudicheremo. Vabbè, l'acqua. Tutto ciò, ci avete mandato in direct le carte che avete trovato? Ah, Mamo 7, eh? Mamo 7, dopo il pranzo vi faccio vedere che l'altra sera ci siamo messi a spacchettare e siamo andati avanti con la nostra collezione Pokémon. E vi ricordiamo che se ci sono delle carte che ci mancano, mandatecele in direct, perché noi verremo a casa vostra. Verremo a casa vostra. Prenderemo la macchina con mamma e Kevin e verremo a casa vostra per le carte Pokémon. Esatto. Dopo il pranzo vi faccio vedere che abbiamo spacchettato ieri sera. Che bella. Buon appetito, amore mio. Non vedo, amore. Sono felice di fare questo video, ragazzi. Cioè, non potete capire quanto sono felice. Lo stai mangiando, mo? Devi prenderlo tutto e metterlo in bocca, ti prego, non iniziare, dai. Ma è freddissimo. Buono, non dire. Che c'è? I miei righiri. Io ancora sto valutando, eh. Ancora non sto dando. Ma perché inzuppi dentro il mio? Ma inzuppa dentro il tuo. Ma sai peperoni, zucchine questo. Mamma mia. Ecco, ho preso un sushi con tanti peperoni e zucchine. Quando si mangia il sushi con le bacchette, si prende l'intero in questione, si prende con le bacchette così, tutto. Osservami bene, perché lo dovrai rifare tu. Lo prendi tutto così.
lo metti dentro la salsa di soia, apri la bocca, open the book. The mouth. Dai, ma sento proprio no, cioè. Lo assapori e poi. Ah. Prego. Non che. No, non lo voglio io il coso viscido là, non lo voglio. Questo, prendilo come ho fatto dentro io. Dentro c'è il coso viscido, mo. Ma che coso viscido? Ma che dici? Questo, sta roba. Ma è salmone, coso viscido, è salmone. È la cosa più buona che ci sia del sushi. Mangia tutto intero, se no non senti tutti i gusti. Ma e non quindi voglio non ti sentirli i gusti, non mi piacciono. L'insieme del sushi crea la bontà, non mangiarlo a pezzi. Prego. Tutto. Non mi piace non questo. Prendilo questo e mangialo. Amore, non lo togliere! Non lo togliere! Prendilo e mangialo. Non lo togliere, Tutto. Tutto. Apri la bocca. Non mangialo! Mangialo e basta! Mangialo. Ma io te lo devo inzuppare. Ah, inzuppalo se vuoi, vai. Ops. Vabbè, è caduto un pezzo. Ah, no, è da. No, adesso lo prendo un altro. No, lo rifacciamo. Dai, no, non vado avanti fino a quando non lo mangi uno così. Ma perché ti sei fissato? Perché voglio che lo gusti come si gusta davvero un sushi, non come ma fai tu. Ma vedi, ma non è colpa mia. Ma perché ci metti un'eternità a mangiarlo e quindi ti cade. Guarda che casino stai facendo. Ma non è colpa mia. Apri, open the mouth. Open the mouth. Non ti vai. Vai. Non ti va. Non mi piace. Vai. Vai. Ah. Amore. Troppo, amore, troppo. Amo, mangialo tutto. Amo, mangialo tutto. Mangialo tutto. Apri la bocca. Mi fa troppo schifo quello. Mangialo. Chiudi la bocca. Chiudi la bocca. Chiudila, chiudila. Mastica 47 volte. Amo, mastica, ti prego. Amo, ti prego, dai. Ma che esempio dai ai bambini che non mangiano. Amo, mastica, ti prego. Mastica, ti prego. No, non puoi sputare. Amore. Prego uno. No, sto mangiando questo. Ma cosa mangi? Pezzi di riso staccati. Dai, dai. Ma non hai mangiato il pezzo tutto intero. La faccio. Amo, dai, per favore. Psicologicamente proprio. Apri la bocca. No, non ce la faccio psicologicamente. Dai, amo, dai. Devi fare uno sforzo però. Fai uno sforzo, dai. Fammela assaggiare un attimo così. Ma fai uno sforzo. Fammela assaggiare. Ma che fai? Ma come assaggi? Ma che significa fare? Mettilo tutto in bocca. È carne cruda. No, mi mangio il pesce, c'è la carne del pesce. Almeno questo rosa. Ma dentro c'è il pezzo viscido. Il salmone non ti piace a te? La cosa più buona? Non mi piace. Ah, ti tolgo il salmone? Ma che schifo che hai mani così, no, me lo tolgo io il salmone. Io mi assaggio il mio sushi rosa. Vediamo com'è. E non mi si prende a me. Oh, non mi si prende, eccolo, eccolo. Ma cosa stai mangiando? Pezzi di riso, raga, lei mangia sushi, mangia il riso, solo riso. Solo riso mangia. Osservate da vicino i problemi di questa ragazza. Ma sta prendendo. Ma come puoi assaggiare questo qua, amore? Puoi assaggiare il nigiri, per favore? Questo riso è meglio di questo. Ma tu, il sushi non è che ti mangi solo il riso. Vedi? Ma allora ti compri il riso e basta. Ma non si chiama sushi solo il riso. Ma che vuoi sushi? Amo, mangiati questo nigiri, buonissimo. Guarda, guarda. Ma se ti ho fatto le storie per questo. Ma è diverso questo. L'hai mai assaggiato un vero nigiri tutto intero in bocca? No. E allora è arrivato il momento di farlo in questo non video. È arrivato il momento di farlo. Forza, dai. Prendiamo il nostro nigiri. E mettiamolo in bocca. Dai, forza. Amore, non mi piace. Le tue paure per loro. Tu sei la loro paladina, la loro eroina. Sei la loro sana di sturco. Sta per credere. Sei la loro sana di sturco. Sta per ti sei sparato pure i capelli. Ma che schifo. Hai partorito due figli. Ma perché hai fatto con le dita? Che schifo. Cioè, tu hai partorito due figli e hai paura di un salmone crudo. Esatto. Dai, fa. Ti prego,
Ti prego. È rimasto solo questo. Leva le mani zozze dai miei capelli. Levale. Dai, ti prego, un non farlo per così. Me, ti scongiuro, ti così, scongiuro, così. Ti scongiuro. Mangio. Ah, ieri, mangiati questo pezzo, vai. No, orso. Non lo voglio, mangiatelo tu. Io lo mangio, ti mangio 5 milioni di questi. Non lo voglio, levati. Vai. Ti prego, amore. Amo, non ti mi prego, pia- amore, ti prego, vai. Non mi piace. Ah, guarda, arriva l'aeroplano, guarda, parti da qua. No, assaggio un macro, allora, se ti posso assaggiare un macro pezzo, l'assaggio. Non un macro, un pezzettino, no. Un okay. Pezzettino, non un macro pezzettino. Ok. Metti in bocca e ti strappi quello che vuoi. Tutto in bocca e mangi quello che ti prego. No! Ti scongiuro, dai, ti prego. Mangialo, ti prego, fammi felice. Ti prego. Fai così, prego. Ah! No, mangi, vai, 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 vai. Stai pensando, fai. Ah, gnam, 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 me lo butti giù. No, no. Dai, gnam, 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 gnam. Così, proprio come una faccia. Ah, gnam, 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 lo butti giù, vai. Ah, gnam, 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 non devi pensare, vai. Ah, gnam, 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 lo butti giù. Ti prego, amo, c'è il sushi. C'è un pezzo qua di... Amo. Ma che facce fai? Ma sei un topo! Ma mangia, ti prego! Ma che fa? Ma mangia, ti prego, mangia! Ah no, la consistenza no. No, mi viene da... No, no. Ti viene da cosa? No, no. Fermo, fermo, dove l'acqua? No, no. Io non ho parole. No, no. Non ho parole. No, no. Ci vediamo più tardi quando dovremo andare a prendere la cena, ok? Vi faccio salutare anche Kevin e Mamo. Adesso vi lascio con noi che spacchettiamo i Pokémon dell'altra sera, ragazzi. Sara, finisco tutto sto sushi. Poi stasera andrò a prendere il sushi buonissimo al ristorante. Vai, prendi il pezzo, pezzo rosa. Mamma mia, prendi il pezzo rosa. No, mo ti prego, che schifo. Ma non ti ci trovi in bocca, che schifo, dai. Vai, vai, mangialo, ti prendo almeno uno. Almeno uno. Dai, quelli piccolini, dai. Dai, questo c'è solo riso, è l'alga. Dentro però c'è il cetriolo. Non ti piace il cetriolo. Vai, supera la soia, vai. Vai, vai. Ti prego, apri sta bocca. Ah. Ah. No, no! Ti vuoi mamo? Vai, ah. No, no, tu, vai, vai, vai. Dai, questo è buono, perché questo non lo mangi? Vai, chiudi. Vai, mastica. Masticalo. Masticalo. Mastica, 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 butta giù, butta giù, butta giù, buttalo giù. Mastica, buttalo giù, non mi interessa che non ti piace una cosa, tu la devi mangiare lo stesso. Cos'hai 8 anni che non ti piace e non la mangio? Mangiala e basta. Fa meno storie, mamo! Ma mastica! Fuori, mamma! Non mi interessa, tu devi piangere! Ma stupavo! Mastica! Bene, ci vediamo più tardi per la cena sellata di sushi che andò a prendere al ristorante. Là è buono, buono il sushi. Ci vediamo dopo, ragazzi, vi lascio con le clip. L'hai buttato? No! L'hai buttato? Ci vediamo fra poco. Vi lascio con le clip di ieri sera che spacchettiamo un po', no? Ora vi faccio vedere al volo cosa abbiamo trovato in vostra assenza. Siamo andati molto avanti. Qua manca solo Charizard e Blastoise. Quindi il primo è stato Venusaur. E siamo andati molto avanti, molto avanti. E abbiamo trovato un sacco di carte bellissime, tra cui Articuno, ci manca Zapdos, abbiamo Moltres e abbiamo trovato Mewtwo. Poi abbiamo trovato questo Bulbasaur e questo Charmeleon, guardate che belle. Noi vi avevamo lasciato che avevamo trovato questo Pikachu e questa energia dorata. Abbiamo trovato anche il carisma di Giovanni, Ta-da! E abbiamo tutte queste energie Holo. E oggi apriamo un bellissimo set allenatore e poi altre due di queste. Esatto, io voglio trovare questi qua. Questi due. Ah, tu hai Charizard e Blastoise. Per avere la prima pagina completa. Va bene. Comunque siamo nel letto che scartiamo le carte Pokémon con Kevin a fianco e fuori c'è la pioggia. Cioè, meglio di così, il nostro momento dell'amore. Bene ragazzi, noi iniziamo a scartare e... Ci facciamo la camomilla, ci mangiamo le fette biscottate e guardiamo Mamo Brother, Mamo Big Brother.
Iniziamo. Vediamo se Kevin ci porta fortuna. Ricordiamo che se volete prendere le carte anche voi di Pokémon e fare la collezione insieme a noi, magari trovate le carte che non abbiamo. Se trovate la carta che proprio vogliamo, esatto, veniamo a casa vostra a portarla. E uno di quale carta vogliamo? Voi chiedeteci le carte. Esatto. Mandateci le foto in direct delle carte che avete. Delle carte che avete. Se è la carta che proprio sogniamo, vi prendiamo la macchina. Un messaggio in direct e su diciamo, Instagram. Veniamo da voi. Veniamo da voi. Ovviamente vi ricordiamo, ci vuole dare la via e tutto quanto. Vi ricordiamo per prenderle, ragazzi, qua sotto in descrizione, andate nel sito del Federic Store. Con il sconto Mamo 7. Iniziamo a spacchettare. Raga, veramente, mandateci le foto delle carte che avete trovato. No, Magnemite. Trasferimento dei Bell. Fai vedere. Eccola. Bella. Non ce l'avevamo. Oh! Alla Kamazam, alla Kazam, non alla Kamazam, alla Kazam, bellissima, raga, ve la faccio vedere. Come l'hai chiamato, amore? Alla Kamazam, come si chiama? Alla Kazam, bellissimo. La carta migliore per ora l'ha trovata Sara, eh? Sì. Alakazam. Alakazam! Non Alakazam, Alakazam. Bella, tasta prospettiva. È bellissima. È arrivato il momento del pezzo forte. Il set allenatore. Vai. Dentro ci sono 9 pacchetti. Dentro ci sono 9 pacchetti e poi ci sono anche tutte le cose per giocare normalmente ai Pokémon. Noi non giochiamo ai Pokémon, ma le collezioniamo solo le carte. Bello. Bellissimo. E andiamo tutte a queste carte. Non è una ventaglia, avete caldo, raga? Dai, amore. Dai che troviamo Charizard oggi. Charizard. Tutti i commenti. Charizard. Psyduck. Guarda questo Psyduck, che bello che scende dalle scale. Guardate che bello questo Psyduck che scende dalle scale. Bellissimo. Le carte così, raga, sono veramente le più belle. Solo una volta. Una volta sola. Guardiamo Charizard. Forse. Aveva messo una carta. Avevi messo la postina sotto Kevin. Oddio, come sono felice, amore. Grazie, bacio della felicità. Grazie che mi hai fatto questo scherzo. Pensavo aver finito tutti i pacchetti. Grazie, amore. Grazie. Dovevate vedere la sua faccia. Mamma mia, raga. Non c'entra, carta. Come mi ha fatto peggio. Me la so. È stata sotto il suo culetto. Forse lì doveva andare per portare culo. Era sotto il culetto. Vai. Ora non c'è niente. Vabbè, però ti sei aperto un altro pacchetto. Sì, dai. No, vabbè. Dopo l'altra mi sono uscite, raga. No, vabbè, nello stesso pacchetto. Alakazam X e Charizard X. Guardate che belle. Meravigliosa. Guarda questa. Guardate che bella. Bellissima. Bravo, amore. Oddio, c'è la mia prima tantissimo. Bene ragazzi, i nostri spacchettamenti di oggi finiscono qua, scriveteci nei commenti se vi piace questo format che spacchettiamo, poi vi faccio vedere anche nel poster delle X quali Pokémon ci mancano, perché iniziamo così ad avercene un bel po', così iniziate, esatto, a capire cosa ci manca, cosa cerchiamo, cosa vogliamo. Noi ci vediamo alla prossima avventura dei Pokémon qui sulla Space Family. È tornato Fesso! È tornato Mamo! È tornato Fesso! È tornato Fesso! È tornato Fesso! Passata qualche ora, c'ho il sole negli occhi, non capisco più niente. Passata qualche ora, ragazzi, dal nostro pranzetto di cui sarà veramente apprezzato il pranzetto di oggi. Mamma con mia, il sushi, ragazzi, è stato super apprezzato. Infatti Sara è tipo a digiuno. Ma non è finita qua, perché sta per arrivare la cena e ti aspetta ancora sushi, amore mio. Ti aspetta ancora il sushi, quindi fra poco vado a prendere il sushi per la cena, proprio in un ristorante. Tipo riso alla cantonese. No, ma non è sushi, riso alla cantonese. Sì, è no, sushi. Devo prendere il sushi, amore, quello è cinese. No, quello è cinese. Sì, ma quando uno dice vado al sushi, cioè uno... No, dici vai al cinese se prendi riso alla cantonese, amore mio. Oddio. Mamma, ti ho rubato il telefono. La catena di pillo puro. Mamma, rapinatore di telefoni. Bene, amore, sei pronta per stasera? Ci farei fare figuracce come a pranzo? Non lo so. Amore, veramente, cioè a pranzo sei stata veramente... Pure mamma assaggia il sushi. Possiamo far assaggiare qualcosa anche a mamma? Sì. Dai, tutti nei commenti. Forza, Sara, ti potrai mangiare un sushi? Sì, mi impegno. Mm. Mi
impegno con peso. Impegno con peso. Anche peso gli facciamo provare qualche cosa, qualche ma sushi. Ma guardalo che gangsta che è. Guarda, è arrivato. Guarda, è arrivato. Sale nella Lambo, sua mamma, nella sua Lambo. Bene, ragazzi, qui facciamo un po' di giri nella Lambo col signor Mamo. E poi io vado al ristorante a prendere la nostra cena. Ovviamente sushi, perché oggi solo sushi. Vai Mamo, vai Mamo, conquistale tutte con la tua Lamborghini. Vai a prendere il sushi. Martino va a prendere il sushi con la Lamborghini. Bene ragazzi, ci vediamo fra poco. Vado al ristorante, faccio una bella scorpacciata di sushi. Speriamo che Sara mangerà qualcosa. Voi scrivetemi nei commenti, ma a voi piace il sushi? E soprattutto, qual è la prossima sfida che faremo? La pizza, il Burger King, il McDonald's, mangiamo solo, non lo so, qualsiasi cosa. Magari anche tipo, mangiamo solo vegetariano per un giorno, mangiamo solo cibi celiaci, mangiamo solo carne per un giorno. Non lo so, oggi solo sushi e non sta andando molto bene per Sara perché è a digiuno. Quindi, banda alle ciance, ciancia alle bande, vado al ristorante. Ah, vi faccio salutare anche Pesso Kiwi. Kevin! Kevin! Ciao Kevin, vuoi mangiare anche tu i sushi oggi? No, forse no. È ancora presto per Pesso Kiwi. Lui solo latte. Saluta tutti. Ciao ragazzi. Sto crescendo come un bisonte. State sereni. Ciao ciao. Ed eccoci qua. Sushi. Per me è un giorno bellissimo. Per Sara un po' meno, come avete notato dal pranzo. Speriamo nella cena. Perfetto, sushi preso. E adesso non ci resta che mangiarlo. Andiamo a fare la nostra cenetta. Abbiamo un buonissimo pane cinese, una tartare di salmone, dei gunkan, dei sashimi buonissimi. Poi abbiamo qua tanta bella roba. Questo l'ho preso per Sara col tonno e il mais. Poi c'è del riso alla cantonese. Una zuppa di miso che faremo assaggiare a Sara. Esatto. Come esatta, amore? Ah, no, detto esatto. No, non è esatto. Guarda, hai detto esatto, amore? Come sozzeria? È zuppa di miso, fa bene per la digestione, amore. Ma certo, per te. No, la mangerai. E poi per finire la nostra cena abbiamo anche dei biscotti della fortuna, tre. Esatto. Ho preso tre biscotti della fortuna che diranno il nostro destino. Ed eccoci qua. Sono tornato a casa, ho preso un sacco di sushi e adesso ho preso anche un riso alla cantonese perché sennò veramente stava a digiuno. Abbiamo un ospite speciale a questa cena del sushi, il signor Mamo, che per la prima volta, tra virgolette, mangerà il sushi, ma in realtà mangerà il riso alla cantonese e il pane cinese. Esatto. Però il signor Mamo ci terrà compagnia. Benissimo. E vogliamo dire che anche una delle prime volte, perché piano piano inizieremo a cenare insieme a lui. Certo. Perché la nostra abitudine è che lui cena prima, poi lo mettiamo a dormire e poi ceniamo noi in tranquillità. Vuole un qualcosa di qua, amore. E mamma, non ti posso dare. Oddio, mangiamo. Ah. C'ho l'angorino, a differenza del supermercato, questi. Raga, questi sono buoni. Un'altra roba. Ma mi ha piaciuto il suo pane. Che buoni. Io sto mangiando il tanto perché non vuole qualcosa di mano. Non puoi mangiarli, mamma, tu questi. Sono per i bimbi grandi. Sì. Comunque tu un po' stai sgarrando se ti mangi il riso alla cantonese con la forchetta di mamma. Come? Beh, non stai mangiando il sushi. Ma ora mi mangerò il sushi. Sì, quello là con il tonno e il mais, non è vero sushi. Dai, che buono. Gunkan, buonissimo. Buono. Ma cosa buono non lo stai mangiando tu? Adesso. No. Ho scoperto la bocca. Questo è un imbroglio. No, mamma, non lo puoi mangiare. Questo. Cioè, praticamente tutto questo che c'è qua è praticamente tutto per me. Acqua. E questo. Me lo ricordavo peggio da incinta.
Stai mangiando solo risotto cantonese, non il sushi. Buono comunque. Buono, eh. Buono, buono. Tu non puoi parlare, eh. Non lo stai mangiando, sto parlando con me stesso. Un'altra cosa. Il sushi del ristorante. Devi dire qualcosa a Sara. Che doveva mangiare il sushi per 24 ore e sta mangiando tutta la cantonese. No, il sushi? Ma no, il cibo cinese. Non ti piace. Tieni. Brum brum. Macchina blu, macchina blu. È una macchina con il serbatoio d'acqua. Mamma, cos'hai costruito? Ha costruito la macchina con il serbatoio? No. Dai, no, mo, le bacchette. Con le bacchette, con le bacchette! Anche lui vuole, anche lui lo vuole perché da sempre l'hai mangiato. Lo so. Miam miam. Guarda, è più bravo di Buono. Te. Guarda, è più bravo. Non gli piace. No. Non gli piace a mamma tanto. Però ci riprova ogni volta, magari la prossima è più buona. Ciao ciao. Ciao ciao. Mamma. Ciao ciao. Mamma. Ciao ciao. Mamma. Ciao ciao. Mamma. Sono qui. Sono qui. Papà. Sì, papà. Martino. Mamma e papà. Papà. Martino. Mamma e papà. Papà. Martino. Mamma e papà. E Kevin. Martino. Mamma e papà. E Kevin. Un tricheco. Un tricheco. Mami. Sono un tricheco. Hai visto il tricheco? Sputa. Hai visto il tricheco? Dov'è il tricheco? Prima di concludere, noi ci apriamo i nostri biscottini della fortuna. Lui si è preso quello, io mi prendo questo. E io questo. Li apriamo e vediamo che cosa dicono sul nostro futuro. Vediamo cosa dicono. Anche mamma, anche mamma. Apri la mamma. Lo vuoi, mammi? Apriamolo. Guarda, ce l'apri mamma. Guarda un po' cosa c'è qui dentro. Che cos'è? Allora, apro il mio. Non si gli piace, il suo primo biscotto della fortuna. Guarda mamma. Guarda un po'. A me cosa dice? È buono. Il mio bigliettino dice: un cocuetto l'entusiasmo. Gira l'amore. Un cocuetto l'entusiasmo. Non te la leggo. Vai. No. Vai. No. Vai. Ora litighiamo. Un breve flirt di elettrizia. Di elettrizia. Ma amore, non vale. È una cavolata i biscotti della fortuna, amore. Cioè, non è che dice veramente il mio futuro. Dai, ma che ma poi c'è scritto biscotti della fortuna, questa non è fortuna. Per favore, dimmi cosa c'è di tuo. Non mi frena nessuno. E mamma? Cosa c'è nel tuo biscotto? Lo sta aprendo, la più buona. Cosa c'è nel tuo bigliettino? La legge mamma. Mamma. Cosa c'è scritto? Chi è sano non sa quanto sia ricco. Mami. Va bene. Il mio biscotto della fortuna. Vabbè. Non è andato molto bene. No. Ma adesso ne riparliamo. Ma quello importante era quello di mamma. Non l'ho scelto io. Caso strano è capitato a te. Caso strano è capitato a mamma. Un breve flirt qui elettrizza. Vabbè ragazzi, noi finiamo ancora qua il sushi, mettiamo a dormire Martino perché è stanco. Questo video del sushi si conclude qua. Io ragazzi, uno di questi. Sara, voto, diamo un voto. Ogni volta che facciamo questa serie di video diamo un voto a chi è stato più bravo tra Sara e Vale, nonché io. Palesemente tu adesso. Io direi che io mi merito un 10 perché ne avrei mangiato ancora una valanga. Tu 4 è tanto, Ciao amore, tu il sushi proprio no. Va bene. Ah, che puzza. La zuppa di miso. Ti piace? Senti l'odore. Ti piace? Senti solo l'odore. Assaggiala. Oh, assaggiala, amore. Fidati. Mangiatela tu, io non l'ho ordinata. Raga, Sara 3. Ci vediamo in un prossimo video della Space Family. Si vede nei commenti quale altro video di questa serie volete vedere. Ma voi... Ciao.